New Healthy Linguistic Diet nasce da un progetto di ricerca condotto da Indire che punta l'attenzione proprio su questo metodo, la dieta linguistica salutare, per tradurre letteralmente il nome appunto dell'approccio. Si tratta di un approccio innovativo per l'insegnamento e apprendimento delle lingue straniere che punta a rilevare i legami, le connessioni tra le lingue target, quindi la lingua straniera, la lingua seconda, le lingue di scolarizzazione e le home languages, le lingue d'origine degli apprendenti, quindi valorizzando quello che è il background linguistico-culturale degli studenti e delle loro famiglie. Si tratta quindi di un metodo innovativo che è stato anche sottolineato, raccomandato dalla Commissione europea nel rapporto Rethinking Language Education all'interno del processo di revisione delle politiche linguistiche della Commissione europea. È un metodo che punta molto quindi sulla valorizzazione del repertorio plurilingue degli studenti, come peraltro auspicato proprio dal recente companion al quadro comune europeo di riferimento delle lingue, ed è un metodo che ben si presta all'apprendimento e insegnamento delle lingue nelle nostre classi sempre più multietniche e plurilingui. Ideatore di questo metodo, la professoressa Dina Mendevovic della UCL, University College London, e il professor Thomas Buck, professore di Psychology and Language Sciences presso l'Università di Edimburgo, che hanno pubblicato numerosi articoli proprio sull'importanza del bilinguismo e del plurilinguismo per prevenire disagi e malattie, disturbi come la demenza e l'invecchiamento precoce. Al seminario avremo l'onore di ospitare la rappresentante della Commissione europea, Christina Cunningham, che terrà l'intervento di apertura. Potremo inoltre confrontarci con uno degli ideatori del metodo, Dina Memedje-Begovic. Infine, per contestualizzare il metodo nella realtà italiana, sarà con noi l'ispettrice del MIUR, Gisella Langer. Il seminario sarà moderato dalle ricercatrici Indire, Raffaella Carro e Letizia Cinganotto.